Buongiorno a tutti. Il testo di oggi ci dice: dopo queste cose, abbiamo visto nella pericope precedente che molti dei discepoli lasciano il Signore, lo abbandonano, non lo seguono più. E poi c'è la professione di Pietro, noi abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, non voleva infatti andare in Giudea perché i giudei lo cercavano per farlo morire. Abbiamo visto che l'abbiamo spiegato la volta scorsa perché c'è stato un errore, il versetto 1 l'avevo messo nella pericope precedente, invece non c'era. In ogni caso abbiamo visto che i giudei sono sempre presenti, cioè queste delegazioni che venivano da Gerusalemme dalla gerarchia religiosa a controllare, a spiare quello che faceva Gesù per coglierlo in fallo. Questo ce lo dicono anche gli altri Vangeli, e Giovanni va nello stesso senso. Però a questo punto eh, i giudei cercano di farlo morire. Ecco. E, e quindi Gesù non va più in Giudea al sud, a Gerusalemme, ma rimane in Galilea, dove era più sicuro e dove c'era una situazione un po' più, un po più tranquilla. I, I giudei, abbiamo visto anche nei discorsi precedenti, quando Gesù è a Gerusalemme, lo prendono di punta e iniziano ad odiarlo. Ecco, si chiamano Giudei perché era quello che era rimasto del Regno del Sud era solo la tribù di Giuda, mentre la Samaria aveva un, un popolo eterogeneo. però, a questo punto, il versetto 2: ora la festa dei Giudei detta le, delle capanne era vicina. E la, la festa di Sukkot la chiamano gli ebrei. È una festa che era osservata dai giudei ogni anno per sette giorni. Aveva inizio il giorno 15 del mese di Tisri, circa in ottobre, in parte per perpetuare la memoria del tempo in cui i loro antenati, dopo l'uscita dall'Egitto, dimoravano nelle tende lungo la strada che attraversava il deserto arabico. Anche oggi gli ebrei festeggiano Sukkot, la, la festa delle capanne, si fanno delle capanne sui balconi e, e stanno lì ricordando appunto l'esodo, la uscita dall'Egitto e poi i 40 anni nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Era una festa importante, una delle tre feste principali degli ebrei per cui ogni pio ebreo andava a Gerusalemme alla festa. E i suoi fratelli gli dissero, i suoi fratelli sono i parenti dello stesso casato, parti di qui e vai in Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Quali sono le opere che avevano visto eh, di Gesù? I parenti non le avevano viste, però avevano sentito la fama, probabilmente, della, anzi sicuramente, del segno dei pani, che era un miracolo che aveva stupito un po tutti ecco, eh, tanto che abbiamo letto che volevano prendere Gesù con la forza per farlo re era stato un segno che aveva impressionato moltissimo i Galilei e si era diffusa la fama di questo segno e quindi anche i parenti di Gesù eh, lo vengono a sapere e gli dicono di andare in Giudea a fare questi segni perché vedano quello che fai. Poi, al versetto 4: Gli dicono: Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto, mentre egli stesso cerca di venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifesta te stesso al mondo. Ecco, vedete che visione avevano i fratelli di Gesù, eh, manifestati al mondo la fama, ecco, eh, come qua in Galilea vai anche in Giudea a fare dei segni per raccogliere dei, dei, segua, dei seguaci, eh, raccogliere della folla per, per diventare famoso, ma abbiamo visto che a Gesù non interessa questo, non gli interessava diventare re. Aveva degli altri obiettivi e la sua missione ehm, aveva un altro scopo: ecco, era, quella di, era quella di salvare il mondo e, e non di raccogliere un popolo per casomai per instaurare un nuovo regno eh, di Giuda e di Galilea, ecco, questo non gli interessava. Vedete la contraddizione che c'è tra eh, il pensiero dei suoi fratelli, dei suoi parenti vicini, che avrebbero dovuto conoscerlo, conosce, avrebbero dovuto conoscerlo meglio degli altri, e qui invece non capiscono. E, e poi eh, al versetto 5 l'Evangelista si dice «neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui». Cioè avevano constatato i segni, ma come abbiamo detto l'altra volta non c'era quella fiducia in Gesù che Gesù vorrebbe, quella fede in lui, nella sua persona. E quindi eh, sono solo eh, i, i dodici che lo seguono. Eh, nonostante il discorso eh, di Cafarno, che era un discorso indubbiamente in, in, incomprensibile per chi lo, lo ascoltava in quel momento lì, ecco, eh, appunto per, eh, per seguire Gesù bisogna fidarsi di lui e. Tenere nel cuore le sue parole, anche se non le capiamo, eh, anche per noi è così, comunque ne parleremo alla fine di questo negli spunti. E quindi c'è una contraddizione: eh, vedete che né i Galilei né i fratelli di Gesù riescono a capire la, il modo di fare di Gesù, la sua strategia. Ecco, questo è molto significativo. Eh, nessuno riusciva a entrare nel suo mistero, nessuno ci è riuscito. L Hanno capito i discepoli dopo la resurrezione e dopo la Pentecoste. Però, eh, se vi ricordate quella parola che Gesù eh, dice a Nicodemo: eh, il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è di chi è nato dallo spirito, da chi è rinato dallo spirito. E quindi Gesù era un uomo spirituale e, e gli altri uomini non riescono a capirlo. Ecco, come noi non riusciamo a capire quello che fa Dio nel mondo. Ecco, lo, lo sentiamo inerte, indifferente, invece, è tutto il contrario, Dio opera tantissimo, solo che non riusciamo a distinguere le sue quello che fa nel mondo, ecco, quello che, che trattiene, che, che fa per trattenere eh, il mistero dell'iniquità. Ecco che c'è nel mondo. E, e quindi ah, i fratelli eh, dicono: Ma fa, se fai questi segni, come abbiamo sentito, eh, vagli a fare anche là in Giudea, così avrai tanto popolo che ti segue, tanti tanti seguaci. Ma eh, Gesù eh, non vuole mh, delle persone che lo seguono solo per i segni. Vi ricordate che eh, Gesù aveva rimproverato anche i Galilei dicendo: voi non credete se non vedete dei segni. Il segno è indispensabile, che testimonia eh, il fatto sovrannaturale e la presenza del regno in questo mondo. Però non è tutto lì, bisogna andare avanti. E come Gesù abbiamo visto che istruisce, e fa fare un cammino di fede ai suoi dodici, cerca di farlo anche con gli altri. Però ci sono tantissime difficoltà. Intanto, così potremmo dire a livello umano, col discorso nella sinagoga di Cafarno, Gesù, Gesù subisce. Una grande sconfitta, ecco, quindi si può dire che i Galilei cercavano i segni, i fratelli cercano la, il, il riconoscimento pubblico di Gesù. I giudei lo odiano e lo vogliono uccidere. Eh, rimangono un piccolo resto, i dodici che invece lo seguono perché hanno fiducia in lui credono che sia il santo di Dio, come dice Pietro, e lo dice a nome di tutti i discepoli. E Gesù cosa risponde? Gesù quindi dice loro, il tempo, quello mio, non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è compiuto. E allora Gesù sa che i giudei lo cercano per farlo morire, e dice appunto metaforicamente, il tempo, quello mio, non è ancora venuto cioè il momento eh, conclusivo della sua vita che sapeva benissimo Gesù che avrebbe subito una morte cruenta però non lo dice chiaramente ai fratelli lo dice in metafora una specie di metafora e i fratelli nel momento non possono capire le parole di Gesù però le capiranno quando sarà l'ora ecco adesso non, la, non le possono capire e poi gli dice il vostro invece è sempre pronto. Allora anche qui vediamo la differenza tra l'uomo di Dio e tutti gli altri, che è abbastanza significativa, come ho detto prima. L'uomo di Dio è inserito in un disegno divino che ha un compimento. L'uomo normale invece fa la sua vita secondo quello che gli pare secondo quello che è la sua la sua volontà eh, questa è la grande differenza tra gli uomini di dio e tutti gli altri ecco, e, ed è per questo che non, non, non possiamo che è difficile capirli gli uomini di dio perché sono agiti da dio i cui i cui pensieri sono imperscrutabili, ma non per l'uomo di Dio. Allora il tempo, quello mio, non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto. Ecco, voi potete fare quello che volete, io no, non posso andare in Giudea perché mi cercano per farmi morire. Ecco, questo non glielo dice, però la frase del Signore vuole dire così, non è giunta l'ora, vuol dire... Ancora un po' poi verrà anche il mio tempo. E, e Gesù lo spiega ancora meglio al versetto 7, parlando appunto dei giudei. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Ecco, si dice sempre che ehm, Che Gesù non si è mai occupato di politica, perché Gesù si trova in un momento storico molto delicato per Israele. Israele, che era sempre stato libero, era sotto occupazione romana. E, e però Gesù, Gesù si, si occupa molto invece di, di vita sociale, di politica e lo dice proprio qua: Io testimonio di lui del mondo. Che le sue opere sono malvagie. Ecco, quindi Gesù vede la malvagità del mondo, non è che sta a distinguere quali sono i pregi o i difetti dell'uno dell'altro, ecco, vede tutta l'umanità immersa nel peccato e nella tenebra, sia gli ebrei sia i romani sia i Galilei, tutti quanti. E, e il, il compito di Gesù. Essendo anche profeta, non solo figlio di Dio, ma anche profeta, eh, cosa fa il profeta? Il profeta fa denuncia, denuncia la malvagità, denuncia l'ingiustizia, per questo che diventano antipatici. Tutti i profeti della storia, non solo della storia antica, ma anche i profeti del nostro tempo, eh, erano scomodi. Gesù è scomodo, anche lui, e, e siccome testimonia queste opere malvase del mondo, eh, diventa un, un personaggio scomodo eh, da, da togliere via, ecco, da sopprimere. Ecco, e, e Gesù in altri casi si stigmatizza anche i regni del mondo, dice che opprimono, i grandi della terra opprimono, asserviscono. Ecco, uccidono, eh, schiavizzano i popoli, questo lo dice, ecco, ma eh, Gesù è venuto a salvare tutto il mondo, ma in un altro modo, ecco, con la conversione e con, una, e con un inizio di una nuova vita, ma se non c'è la collaborazione dell'uomo questa salvezza è inutile, eh, questa salvezza è inefficace, però quelli che per quelli che seguono Giovanni Battista e Gesù c'è l'inizio di, di una nuova vita già sulla terra e la, e la prospettiva di una vita futura ed eterna. Ecco, dopo aver detto queste cose, ecco, i fratelli non le capiscono. E queste parole del Signore però le capiranno quando vedranno l'esito finale della missione del loro fratello, del loro parente, del loro cugino. E Gesù sapeva tutto, sapeva che sarebbe morto di morte cruenta e queste parole rimangono lì, un po' come quelle che Gesù dice a Nicodemo, alla Samaritana e anche ai discepoli. Non sempre si riesce a capire la parola del Signore nel momento in cui è detta, tante volte prende luce, si comprende solo dopo molto tempo e dopo il compimento della sua missione. Infatti dice il mio tempo non è compiuto, non è ancora venuto. Ecco. E quindi ai suoi fratelli gli dice una cosa grave, gli dice salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è compiuto, vedete, qua si spiega tutto. C'è un inizio e una fine del ministero di Gesù che sono già preordinati da Dio e Gesù, nella sua strategia, sceglie i tempi e i momenti per fare le cose che, che il Padre gli, gli ispira. Ecco, sapendo che il tempo è stretto, è breve e deve fare tante cose in poco tempo, tre anni di ministero, tra mille difficoltà. Io ho tradotto letteralmente salite perché si diceva la salita a Gerusalemme in senso teologico e non geografico, perché se voi andate a Gerusalemme il Monte del Tempio, il Monte Moria, è più basso dei monti che sono intorno. E, però si diceva salire in senso teologico, eh, lo dice Isaia perché al capitolo 2, il versetto 2 dice, alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Allora non era... Il più alto monte a livello geografico, era il più alto perché era la casa di Dio, e quindi aveva, aveva una, la salita a Gerusalemme, a Gerusalemme, aveva un significato teologico. Dalla Valle del Giordano si saliva anche, concretamente, da Gerico, che è molto. A una, eh, molto basso eh, ci sono circa più di mille metri credo tra gerico e gerusalemme ma se si veniva dall'altra parte non si saliva eh, quindi eh, eh, Gesù non va a questa festa dice una cosa un po pesante perché era una delle grandi feste che da pio ebreo doveva andarci infatti poi vedremo chi ci va però non dà la soddisfazione ai suoi fratelli. Non hanno capito, ma voglio dire, ma guardate che i giudei cercano di farmi morire, voi mi volete rimandare in Giudea, il mio tempo non è compiuto, non è giunta l'ora. Ecco. Dette queste cose, egli rimase in Galilea, poi invece vedremo che di nascosto Gesù andrà alla festa. Ecco, meditiamo oggi sulla, sulla solitudine di Gesù, un momento drammatico per Lui. È minacciato di morte dai giudei. I suoi discepoli se ne vanno una gran parte, rimangono pochi, i 12 e qualcun altro. Il Galilei non, non lo capiscono, e nemmeno i suoi fratelli. Vedete? Sì, Gesù era attorniato da tante folle, però a livello, a livello un po' più profondo era praticamente solo. Eh, si chiama la solitudine totale dello Spirito. Cioè quando tu eh, fai delle, devi fare delle cose da parte di Dio che gli altri al momento non possono capire. E questa solitudine totale dello Spirito è, è molto feconda però, e lo vedremo questo però dopo la passione, la resurrezione eh, nel libro del, degli atti degli Apostoli. I fratelli non credono in Lui, sentono di questi segni però, come dice Gesù stesso in un altro Vangelo, eh, nemo profeta in domo sua, nessuno è profeta in casa sua, presso i suoi familiari. Questa è una regola che va per tutti. Eh, Gesù era sempre quello, il figlio di Maria e di Giuseppe, l'artigiano. Eh, invece qui eh, sta compiendo un ministero dopo un'unzione un spirituale conferitagli da Dio. Quindi... Il suo ruolo ora è tutto diverso da quello della vita di prima, ma i suoi fratelli sono rimasti indietro e non possono capirlo. E, e Gesù, abbiamo visto, che rinuncia alla fama, Gesù non ci va a fare degli segni um, in Giudea. Ecco, per manifestarsi al mondo solo in quel, in quel modo lì. Li farà poi, eh? vedremo ancora che quando va a Gerusalemme farà dei segni grandissimi, però li farà a suo tempo e a modo suo. Ecco, il miracolo dei pani era stato un miracolo stupefacente che aveva stupito eh, le folle, e, però Gesù. Eh, Invece che approfittare e diventare re, lo sfrutta in tutt'altro modo, facendo un discorso eucaristico partendo proprio dal pane, dalla metafora del pane che si riferisce al segno dei pani. Ma Gesù eh, vuole dire che c'è un pane molto più importante di cui abbiamo bisogno, che è l'Eucaristia. Ecco, poi abbiamo visto che Gesù cerca la fede, la fiducia e vuole andare in profondità nei rapporti. Vedete che anche questo eh, succede a noi. Ecco, Gesù non se ne fa niente di una, di una pratica cristiana superficiale eh, oppure limitata alla, alla messa domenicale. Ecco, si va alla messa col pilota automatico, si fanno delle gran dormite e poi si esce eh, con la presunzione di aver ottemperato ai doveri cristiani. Ecco, Gesù vuole dei rapporti eh, profondi con ognuno di noi. Ecco, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e, e prega il Padre tuo nel segreto il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà ecco, Gesù vuole un rapporto con noi del tu a tu eh, un rapporto diretto attraverso la preghiera attraverso l'ascolto della parola poi c'è anche la liturgia indubbiamente però eh, Gesù va in profondità eh, va molto in profondità, noi siamo sempre molto superficiali nei nostri rapporti con gli altri, c'è una, una superficialità incredibile oggi. Eh, una persona che è, qualunque persona è un mondo a sé, da scoprire, e lo si qualifica con un'etichetta, un questo è un comunista, questo è di quel partito, questo è di cui è, 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 è un'altra cosa. Insomma, con, con un'etichetta noi che, che affidiamo alle persone eh, abbiamo risolto tutto. Ma questa è superficialità. Ecco, per Gesù, noi, ognuno di noi è un mondo. È un mondo, eh, lo dice anche la Madonna in un messaggio: guardate che voi, voi siete, ognuno di voi è un mondo, un mondo che voi stessi dovete scoprire. Ecco, e che anche per Dio vuol dire che eh, questo mondo interiore eh, Dio lo scruta molto attentamente ed è un mondo interiore vastissimo per, per ognuno di noi. E... <coughs> E poi l'ultimo spunto lo, avevo, lo, lo volevo dedicare al Signore perché eh, siamo in un momento drammatico, eh, Gesù eh, è già minacciato di morte, ha davanti a sé la prospettiva della morte cruente e, e Gesù non è capito dalla maggior parte di, di quelli che lo seguono, eh, che lo seguono per vari motivi, anche per superficialità, per curiosità. Eh. E, e quindi vediamo un Gesù solo, l'ho già accennato, un Gesù solo che ha eh, pochissimi punti di riferimento. Uno sicuramente era sua madre, però nei Vangeli la vede pochissimo e non la vede mai a tu per tu. E aveva il discepolo amato, eh, Giovanni, l'evangelista, che si racconta il suo Vangelo, eh, che era un vero discepolo e che corrispondeva a questo amore di Gesù che Gesù ha per tutti, ma sono pochi quelli che corrispondono. Ecco, è, questo, è per questo che il discepolo Giovanni viene chiamato il discepolo amato, perché corrispondeva. E pensiamo alla nostra vita spirituale, e corrispondiamo all'amore che Gesù ha manifestato per noi. La Sacra Scrittura dice che Dio ci ha amati per primi, per primo, quando eravamo ancora peccatori quando eravamo brutti, sporchi e cattivi, senza nulla che potesse attirare l'attenzione di Dio se non il suo amore infinito per le sue creature, che siano buone o cattive. E questo è, anche, è normale anche per noi. Ecco, siamo felici quando abbiamo una simpatia o un amore corrisposto, di amicizia, oppure con, con la sposa, con la fidanzata. Tocchiamo il cielo con un dito, ecco, facciamo toccare il cielo con un dito anche al Signore, ecco, corrispondendo a quell'amore gratuito con cui ci ha amato quando eravamo ancora lontani, peccatori, brutti, sporchi, cattivi, scusate se uso questi termini, ma è proprio il caso di dire così. Eh, l'amore di Dio è infinito, perché Dio guarda lontano e non si ferma alle apparenze e come dice anche l'inno all'amore di, di San Paolo nella lettera ai Corinti, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, questo è l'amore di Dio. Ecco, tutto spera ecco, anche nei casi più, più difficili nei casi di peccato eh, gravissimo di lontananza da Dio eh, anni luce ecco, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta e il Signore ha fatto così e aspetta sempre il nostro ritorno, e, e, e guarda molto in là, ci vuole salvare. Ecco. E questo noi non lo capiamo, lo sentiamo lontano, ma siamo noi che siamo lontani da lui, lui è sempre vicino. Ha detto la Madonna anche in un altro messaggio, dice, anche se voi si allontanate, lui non si allontana da voi, rimane sempre con voi. E quindi io penso che ci bisogna anche ringraziare il Signore per questo amore gratuito e infinito che ha per tutte le anime e per ognuno di noi. Quindi cerchiamo di avere un rapporto con il Signore a tu per tu, oltre a quello giustamente dell'Eucarestia delle frequentazioni liturgiche, delle assemblee liturgiche, eccetera, però ci vuole anche un rapporto, Dio vuole da noi anche un rapporto a tuo per tu, come faceva il discepolo amato che nell'ultima cena reclinava il capo sul petto di Gesù, guardate che, che, che immagine bellissima che ci darà, e lo vedremo, l'Evangelista Giovanni. E reclinare il capo sul petto di Gesù vuol dire essere figli. Ecco, sentiamoci figli di Dio, ma cerchiamo di esserlo realmente. E avremo un po' di felicità in questa terra, in questa, in questa valle di lacrime, come dice la Salve Regina. Ecco, perché la vera gioia è stare con il signore e contemplarlo nella nostra vita pace bene a tutti e buona giornata